Due anni fa l'amministrazione comunale di Piacenza, a fronte di un'esperienza di dopo scuola che veniva fatta già da diversi anni, pensò di indire una sorta di bando per l'arricchimento di questi tipi di attività. Naturalmente dopo scuola era destinato a ragazzi che provenivano da altri paesi e che quindi avevano dei problemi per l'inclusione all'interno del sistema scolastico. Naturalmente si pensò ad arricchire, diciamo, i saperi che dava già la scuola con una serie di attività che fossero in un certo senso una visitazione di quella che è la cultura del paese nel quale vivono. Di qui è nato il progetto Piccoli e Grandi, naturalmente rivolto prioritariamente al quartiere multietnico della città. Siamo alla seconda edizione e, diciamo, il plafond dell'offerta di Piccoli e Grandi si è arricchito mano a mano di diversi linguaggi, diverse occasioni che sono occasioni di conoscenza libere, diciamo meno schematiche rispetto ai percorsi che vengono fatti nella didattica ordinaria o che vengono fatti anche nelle pure attività di dopo scuola. Il progetto è arrivato a termine della sua seconda edizione. Diversi laboratori si presentano come possibilità di apprendimento di linguaggi, per cui il cinema, la musica, ma anche la conoscenza di quelli che sono i beni culturali della città. Con un'ambizione, quella di far sì che diciamo questo lavoro che viene fatto sia anche occasione di avvicinamento alle famiglie, alla realtà in genere. Direi che i risultati dei laboratori sono molto interessanti, anche perché una delle condizioni che avevamo posto all'inizio è che fossero tenute, che i laboratori fossero tenuti da persone che appartenevano anche al mondo delle professioni, quindi che se si parlava di linguaggi questi fossero diciamo esplorati con competenza e anche con un certo rigore. Poi ci sono anche attività più ludiche, in un certo senso riempiono anche questo tempo di fine scuola. Non so quanto questo progetto possa nel tempo andare avanti, perché il suo limite sta oggi, a mio avviso, nel fatto che questo è ristretto a una determinato comparto territoriale della città, quando i problemi di inclusione sociale sono problemi che investono una realtà molto più grande, molto più complessa. E questo si è imparato anche facendo questo tipo di lavoro, quando ci si è uniti insieme agli educatori di strada, che è rivolta, diciamo, al problema della inclusione giovanile. Quindi io penso che andremo avanti nel momento in cui i linguaggi espressivi che sono stati proposti diventeranno comuni e diciamo ordinari in quella che è la crescita dei ragazzi. Quindi sì, mano a mano vengono anche assorbiti dalla scuola. E mentre invece la progettazione, diciamo la parte sperimentale, rimarrà sulle grosse tematiche, quindi problemi giovanili, quindi problemi di aggregazione e di coesione sociale. E questo è un po' l'avvenire di questa esperienza che abbiamo concluso. Giovanna Solari, la
dirigente scolastica del secondo circolo didattico di Piacenza. Il nostro circolo comprende 8 scuole, 4 dell'infanzia e 4 primarie, e 4 di esse, 2 dell'infanzia e 2 primarie, sono situate nel centro storico della città e hanno visto, a partire dagli anni 90, un aumento progressivo degli alunni con background migratorio. In particolare la scuola Alberoni, che è a pochi passi dalla stazione e dalla piazza del Duomo della città di Piacenza, ha una percentuale di alunni con background migratorio pari all'87% all'infanzia e all'83% alla primaria. C'è un'immagine radicata che considera le scuole a forte presenza di alunni stranieri inevitabilmente come scuole più fragili, più povere e più difficili. Al tempo stesso, per noi addetti ai lavori che viviamo quotidianamente la dimensione internazionale, essa rappresenta un laboratorio dinamico, attraente, che produce vivacità civica e forme di rigenerazione partecipata di luoghi e spazi. In un mondo fortemente interconnesso, la nostra scuola è rappresentativa delle nuove idee di appartenenza e di diverse sensibilità. Siamo una scuola internazionale. Oggi, al di là della nazione e del territorio di provenienza, siamo accomunati da una sensibilità ecologica e da una cittadinanza e competenze digitali, dallo stimolo al confronto interreligioso. Per questo a scuola puntiamo sulla didattica outdoor e sullo sviluppo delle competenze STEM ed in accordo con gli orientamenti interculturali del Ministero cerchiamo di agire in due direzioni. La prima, la specificità delle proposte integrative riguardanti alunni provenienti da contesti migratori, apprendimento linguistico con un progetto innovativo di laboratorio di italiano lingua 2, mediazione culturale, cura nella proposta di un'offerta extracurricolare e supporto alle famiglie. Secondo, universalità dell'educazione interculturale che permea fortemente il nostro curriculum. Certo, a fronte della complessità multiculturale, la scuola ha bisogno di molti alleati. L'ente locale, il comitato di quartiere, le associazioni culturali o del sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni religiose. Attraverso il progetto Quartiere Roma, piccoli e grandi camminano insieme, stiamo riscrivendo insieme una nuova narrazione della scuola multietnica. Una scuola che ampli gli orari di apertura, che si è identificata come spazio comune, luogo di cerniera, capace di offrire opportunità educative, sportive, di incontro, dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta. Una scuola che mette a disposizione i suoi spazi per le sue famiglie. Quindi sono stati i nostri alunni i veri protagonisti dei tanti laboratori che molto generosamente i professionisti delle varie associazioni hanno elargito agli alunni della nostra scuola. E i risultati li vedete nel cortometraggio e nei filmati dei diversi laboratori. Buongiorno, mi chiamo Simone Tansini, sono un baritono, uno strumentista e mi sono occupato all'interno del progetto Piccoli e Grandi, Quartiere Roma Cammina Insieme, delle attività di coro che hanno fatto base alla scuola Alberoni. L'attività di coro per quale ragione? Perché è un modo intanto per fare musica assieme, che è un tipo di linguaggio che è strettamente legato alla nostra emotività, alla nostra espressività, e il canto corale nello specifico ci aiuta anche a condividere l'attività musicale, condividere l'attesa e il rispetto di quello che stanno facendo gli altri ragazzi. Quindi quello che poi è importante per questo tipo di esercizio è agire la musica, ma agirla in senso complessivo tra tutti. Io faccio musica, ma io ascolto anche gli altri fare musica, partecipo ad un'azione condivisa. Questo forse è l'aspetto più importante del laboratorio che abbiamo fatto e è quello che ha uno senso sociale, perché quando abbiamo tanti bambini, tante realtà da gestire, dobbiamo prenderci cura non solo del fatto che
facciano bene musica, cantino in maniera intonata, vadano a ritmo, ma dobbiamo fare in modo che capiscano il rispetto dei ruoli, il rispetto dei compagni, oppure che condividano un momento di musica e di divertimento che però porta, come ha portato, anche ad un evento, ad un concerto finale che ha la sua serietà, la sua importanza. Quindi diamo l'insegnamento della musica, ma diamo soprattutto l'insegnamento dello stare assieme in società. Guardando il futuro sarebbe bello poter dare una continuità a questo tipo di attività, proprio per quello che abbiamo detto prima, l'aspetto musicale che è determinante per quanto riguarda la vita di tutti, perché la musica poi ci aiuta ad esprimerci, ad esprimere quello che portiamo dentro, e per quello che è l'aspetto sociale del vivere assieme, del vivere assieme in comunità. Quindi l'auspicio è poi di poter continuare il lavoro con i ragazzi e di farli crescere con la positività di questi laboratori. Mi chiamo Carlo Devoti, sono maestro dello sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e sono sempre interessato di tecnica sportiva, ma soprattutto di promozione sportiva. Ho aderito con grande piacere al progetto del Comune di Piacenza, che si chiama Piccoli e Grandi, il quartiere Roma Cammina Insieme, e a quello della scuola della direzione del secondo circolo, al quale ho proposto la mia attività per la quale lavoro da tanti anni nelle scuole elementari, che si chiama Giochiamo a Giocare. Ritengo che tale attività possa aiutare i giovani a conoscersi meglio, a autovalutarsi e a conoscere anche i propri compagni ed essere conosciuti al meglio delle proprie maestre. E i giovani attraverso il gioco possono imparare anche a costruirsi nelle proprie qualità motorie, forza, velocità, resistenza, coordinazione, e al fine di poter affrontare al meglio e trasformare al meglio il futuro che li attende. In questi anni di insegnamento e di vita comunitaria con giovani di ogni parte del mondo, grazie all'iniziativa che ormai da 38 anni gestisco, Festival Internazionale dei Giovani, ho constatato che nelle nostre realtà i giovani si impoveriscono sempre più di qualità motorie, cioè capacità che consentono di vivere una vita sana, con una buona qualità di vita, mentre dall'altra parte i rischi a cui sono soggetti aumentano. Perciò da una parte si impoveriscono e dall'altra i rischi aumentano. E di conseguenza risulta necessario compensare questo impoverimento con un'attività che una volta si svolgeva tranquillamente nelle piazze, nei parchi, nel tempo libero, e da cui oggi i giovani non possono più arrivare, perché le condizioni anche in cui noi viviamo sono condizioni che non consentono queste opportunità che noi invece potevamo vivere da giovani, avevamo vissuto da giovani. Ho condiviso con grande piacere questo invito di dare una mano a questa esperienza del quartiere Roma, anche perché questo quartiere è vissuto da molti giovani, che nuovi cittadini che vengono dalle diverse parti del mondo, e di conseguenza questo mi ha dato l'opportunità di verificare come le persone che vivono in situazioni di maggiore povertà materiale alla fine possono essere e farci riflettere anche sulla necessità di riprendere determinate attività di carattere ludico e di carattere culturale che si stanno un po' smarrendo delle nostre nuove generazioni. Il mio nome è Elisabetta Nicoli e mi occupo di storia dell'arte locale, in particolare faccio la guida turistica, e mi sono specializzata ultimamente in particolare per le attività didattiche rivolte ai bambini, agli adolescenti e alle scuole.
Già l'anno scorso ho collaborato con la Scuola Azzurra, con Mondo Aperto per dei progetti che facessero conoscere ai bambini di questo quartiere il loro quartiere. Quindi ci siamo mossi all'interno del quartiere. Quest'anno invece abbiamo voluto allargare un po' i nostri orizzonti e siamo andati alla scoperta di istituzioni, musei, gallerie della città che molto spesso questi bambini non conoscevano. Abbiamo fatto quindi dei percorsi, per esempio a Palazzo Farnese, e l'attenzione è stata soprattutto quella di riuscire a coinvolgere questi bambini che sono non solo provenienti da diverse nazioni, ma che hanno anche religioni diverse. Per esempio un percorso è stato fatto sugli angeli, perché gli angeli comunque sono presenti un po' in tutte le regioni e quindi era un modo per confrontarci anche su questi temi. Quindi a Palazzo Farnese abbiamo visto angeli, esseri con le ali, quindi ci siamo divertiti a cercarli nei quadri e nelle sculture. Poi siamo andati anche alla Galleria Ricciardi e anche questa è stata una bellissima esperienza per i bambini che hanno potuto guardare i quadri. Qui non c'era un percorso predefinito, erano loro che man mano in ogni sala si fermavano davanti al quadro che preferivano e poi ne parlavamo insieme. E siamo andati a vedere anche la mostra di Tint, perché l'ultimo giorno, visto che i bambini erano veramente molto interessati, abbiamo deciso di andare a vedere anche la mostra di Tint di cui tutti parlavano, in cui loro non avrebbero mai potuto entrare se non in questa occasione. E poi abbiamo fatto un bellissimo percorso anche al Teatro Municipale, che abbiamo visto in una maniera un po' diversa dal solito, perché abbiamo fatto il percorso nei palchi, nei palchetti, anche dietro le quinte, quindi non per uno spettacolo, ma per vedere un po' in retroscena i posti che normalmente non si possono visitare. E anche qua i bambini sono rimasti molto stupiti, colpiti. Qualcuno di loro aveva magari visto qualche spettacolo, però non avevano potuto visitarlo tutto, anche gli spazi che in genere sono riservati agli attori. Siamo andati anche in Duomo, abbiamo osservato questo edificio meraviglioso, anche perché comunque secondo me non si può non visitare le chiese. Siamo in Italia, moltissima cultura è passata attraverso la chiesa, la religione, e quindi anche questi bambini, anche se erano di religioni diverse, sono venuti volentieri, hanno capito che non eravamo per fare una cerimonia, ma semplicemente per imparare a conoscere la nostra città, e quindi anche il Duomo ha avuto il suo spazio nei nostri percorsi. Di percorsi chiaramente ce ne potrebbero essere molti altri, perché Piacenza offre tantissimi posti bellissimi da vedere, da conoscere, da scoprire, e quindi mi spero di poter proporre ancora altri percorsi e di poter riproporre anche a fasce di età diverse. Perché quest'anno devo dire che l'attività è andata bene, anche perché i bambini avevano tutti più o meno la stessa età, quindi erano diciamo terza, quarta elementare, però se si potesse allargare anche a bambini un po' più grandi, un po' più piccoli, secondo me sarebbero un'iniziativa molto utile per conoscere la città. E poi mi piacerebbe moltissimo fare un percorso anche per gli adulti, questi adulti che abitano magari in Piacenza e non l'hanno mai veramente visitata, come accade a tutti i piacentini, a molti piacentini. Mi chiamo Anna Girolamo, vivo a Piacenza da ottobre e sono un'insegnante del metodo Iyengar Yoga. Ho iniziato lo studio e la pratica dello yoga nel 2010 ad Alberobello, in Puglia, nella mia terra, e da allora non ho mai smesso di studiare e approfondirne la pratica. Nel 2018 ho iniziato un percorso di teacher training per diventare insegnante e nel 2011 sono diventata insegnante del metodo Iyengar. BKS Iyengar è stato un uomo geniale e innovativo nel suo genere, è stato un grande yogini ed è stato famoso per aver introdotto in Occidente e non solo, anche in Oriente,
nella pratica dello yoga l'utilizzo di attrezzi per rendere lo yoga accessibile a tutti. E quindi nel suo metodo si utilizzano cinture, mattoni, bolster, sedie, coperte, panche, corde e pareti. Dopo essermi confrontata in delle lunghe chiacchierate con Bernardo Carli, ho deciso di partecipare al progetto del quartiere Roma con il laboratorio per bambini e ragazzi che porto in giro, Yogando. È un progetto nato con la finalità di diffondere lo yoga e tutti i suoi benefici tra i più giovani. Lo yoga è un gioco, Yogando, il nome stesso del laboratorio, ne porta chiaro il messaggio. Per i bambini deve essere un contesto e un tempo di divertimento in cui divertirsi, sperimentare la fiducia e anche il gioco libero. Nel laboratorio hanno avuto la possibilità di fare dei giochi di concentrazioni, giochi di coppie, giochi di gruppo e attraverso le asana e le storie, che sono le posture e le storie che ho raccontato loro, hanno avuto la possibilità di diventare loro stessi i protagonisti di questi miti indiani. Grazie alla pratica dello yoga, i bambini hanno, attraverso le tecniche di respirazione, del pranayama e alcuni strumenti di meditazione adatti alla loro età e alla costituzione fisica, la possibilità di stimolare l'interesse, l'immaginazione, l'ascolto sottile e anche sviluppare degli approcci di socializzazione che siano sempre positivi e basati sulla cooperazione e non sulla competizione. Sarebbe bello che Yogando fosse inserito in una rete di progetti comunitari che coinvolgessero tutta quanta la città di Piacenza e questa ragnatela di persone potessero insieme coinvolgere non soltanto i bambini del quartiere Roma ma anche le famiglie. E quindi una cosa che mi auguro e che ho avuto anche la possibilità di sperimentare nel laboratorio Giardini Margherita è aprire la pratica dello yoga non soltanto ai bambini ma anche alle mamme o ai familiari e quindi agli adulti, coinvolgendoli a livello diciamo comunitario. Sono Priscilla Girometta, insegnante di street dance e direttrice di Dance Foundation, una scuola di danza che offre percorsi di studi specificatamente dedicati alle danze urbane e che ho fondato nel 2018 dopo tanti anni di insegnamento freelance presso molte scuole di Piacenza e provincia. I miei studi di danza sono iniziati da bambina con le danze accademiche e l'incontro con le danze, con la street dance è avvenuto più o meno intorno alla maggiore età. L'incontro con le danze urbane è stato particolarmente illuminante per me, si può dire che abbia infiammato una passione che già era presente e molto forte, un po' per le musiche da cui si sono sviluppati questi stili, che sono molto impattanti e quindi capaci di infondere una grande carica in chi le ascolta e in chi le balla, e perché permettono di sviluppare una grande libertà di espressione utilizzando il background tecnico fondamentale che questi stili prevedono. Per il secondo anno partecipo a questo progetto con un laboratorio di street dance per bambini e ragazzi che quest'anno si è articolato su 15 ore totali. In questo laboratorio si affronta principalmente lo stile di danza hip hop, uno dei tanti che rientrano appunto nelle danze urbane. Il laboratorio parte dall'ascolto musicale, quindi capire il tempo nella musica e cominciare a muoversi rispettandolo utilizzando dei passi base. Successivamente propongo alcune foundation che sono passi codificati specifici dello stile hip hop, su cui faccio lavorare i partecipanti sia singolarmente che in coppia.
Una volta apprese le prime tecniche di questi passi, solitamente costruiamo una piccola sequenza coreografica e a volte ne faccio creare alcuni passaggi proprio dai bambini e dai ragazzi che partecipano al laboratorio per farli lavorare in gruppo. Una parte del lavoro viene dedicato anche ai primi rudimenti del freestyle, e cioè provo a far sviluppare ai partecipanti delle variazioni personali in modo che abbiano un primo approccio con un movimento più libero, utilizzando però le tecniche che ovviamente hanno appreso precedentemente. Salve, sono Paolo Guglielmetti, nasco nel 1979 come fotografo. Poi via via passano gli anni, tante esperienze nella fotografia ma anche nel cinema. Dal 2012 infatti intraprendo una mia produzione di un fiction popolare qui a Piacenza, dove produco appunto un serial con persone che hanno la passione della recitazione ma non hanno mai avuto un'esperienza del genere, e con questa iniziativa loro hanno potuto provare l'essenza, l'emozione di stare in un set e poter recitare. Da questa esperienza, da cosa nasce cosa, sono un paio d'anni che realizzo anche laboratori verso i più giovani, gli 11-15 anni. Secondo me a quest'età i ragazzi e le ragazze sono perfetti a intraprendere un'esperienza di conoscimento di quelle che sono le regole di fare cinema, perché fare cinema è anche per me un'esperienza che insegna nella vita che verrà, perché dentro questo modo di fare cinema noi cosa troviamo? Imparare il silenzio, a stare nel set, impariamo l'autocontrollo, impariamo ad ascoltare, ad osservare, impariamo a controllare la nostra voce, impariamo anche un po' di fotografia che non guasta mai. Una infarinatura di base che però ti inizia verso un mondo pieno di sapere e di cultura. Aumentare l'autostima, avere il coraggio, rispettare i ruoli di tutti, tutte cose dentro il cinema popolare. Quello che vedrete nei due cortometraggi realizzati da questi due laboratori in quest'anno 2022 è solo la punta del ghiacciaio iceberg. Il sommerso sono tutte le ore passate con loro a lavorare, a vederli prima timidi e poi mano a mano coraggiosi, attenti, espressivi, contenti poi di avere fatto le attrici, gli attori. È un laboratorio che consiglio alle ragazze e ai ragazzi di questa età, dagli 11 ai 15 anni. Per loro è un'esperienza unica. Con questa esperienza impareranno delle regole che serviranno loro per il loro percorso che avranno in futuro. In fondo, la vita è anche un po' cinema. Non lo dico solo io. Eccoci qua. Allora, io sono Agostino in Mani Comics Teatro. Anche quest'anno abbiamo prodotto un laboratorio con le ragazze, i ragazzi, i bambini e le bambine del quartiere Roma. Il laboratorio di teatro si è svolto un po' in questo modo. Abbiamo lavorato sullo spazio, abbiamo lavorato sull'espressione corporea, abbiamo lavorato sull'espressione verbale, vocale, abbiamo lavorato sul gruppo. In queste 15 giornate siamo riusciti a produrre con i ragazzi un breve spettacolo che metteremo in scena l'11 settembre, la giornata conclusiva di tutti i laboratori che sono stati fatti qui per la Scuola Azzurra. Grazie, a presto.
tutti, sono Lorenzo De Carli, un operatore del gruppo Educatori di Strada. Quest'anno abbiamo sviluppato un laboratorio per ragazzi a tema cinema. Il laboratorio nasce all'interno di un progetto che si chiama UGHE Benessere al Centro, dove UGHE sta a significare proprio in termine danese benessere emotivo, psicologico e fisico. Abbiamo pensato a varie attività culturali, animative, aggregative, artistiche, tra cui anche un laboratorio di cinema per preadolescenti e adolescenti. Abbiamo pensato al cinema e alla fotografia perché pensiamo che possano essere uno strumento per aiutare i ragazzi a conoscersi meglio ma a scoprire anche il mondo. Tramite un laboratorio, quindi un percorso lungo, questi ragazzi hanno creato un gruppo, hanno scoperto tecniche del mondo della fotografia e del cinema, fino a poi mettere in pratica tutto quello che hanno imparato grazie alla guida di un professionista della fotografia e del cinema e alla supervisione di un operatore educativo che ha aiutato nelle relazioni e nella gestione del gruppo. I ragazzi quindi, andando avanti, crescendo nel percorso, piano piano hanno sviluppato, appunto accompagnati da queste figure, un cortometraggio che è stato semplicemente la conclusione di un viaggio che hanno intrapreso. Questo cortometraggio potrà essere visionato, distribuito gratuitamente, in modo tale che anche i ragazzi possano rivedersi, rincontrarsi all'interno del cinema e possano magari anche diffondere questa passione che un po' è cresciuta, un po' è nata, un po' qualcuno già lo aveva in sé durante il percorso. Ma appunto è stato proprio una strada che li ha fatti crescere fino ad arrivare appunto alla conclusione degna della realizzazione di qualcosa di concreto, di tangibile, come può essere appunto un cortometraggio. Ciao, mi chiamo Giulia Bocciarelli, ho 23 anni e sto frequentando l'Università di Formazione Primaria a Reggio Emilia e sono qui per testimoniare una bella esperienza che ho fatto all'interno della parrocchia di San Savino dal febbraio dell'anno scorso fino a giugno. Questo spazio educativo è stato organizzato all'interno del progetto del gruppo di educatori Mano a Mano e nasce da un bisogno emerso nel quartiere di ulteriori spazi con cui i ragazzi possano studiare e fare compiti insieme. Si è svolto nella parrocchia con l'aiuto di diversi giovani della comunità. Sono stata molto contenta dell'esperienza fatta perché ho visto molto impegno da parte dei ragazzi nello svolgimento dei compiti. Questo è uno spazio dove i ragazzi vengono aiutati al di fuori della scuola, un servizio gratuito che altrimenti non avrebbero avuto. Il valore del dopo scuola sta nel fatto di integrare i ragazzi all'interno della comunità, per dargli la possibilità di relazionarsi tra di loro anche al di fuori della scuola, creando così anche uno spazio di socialità oltre che di aiuto allo studio. Infatti, oltre che allo studio, è stata occasione di gioco e socializzazione e inoltre c'è stata una bella collaborazione con gli educatori di strada. Come dicevo, è stata un'ottima esperienza e mi piacerebbe tanto continuare con i ragazzi dell'anno scorso e con nuovi ragazzi il progetto che abbiamo iniziato. Buongiorno, sono Rita Parenti di Mondo Aperto, un'associazione di promozione sociale che da anni collabora nel territorio con varie istituzioni e associazioni. Allora, voglio fare due parole rispetto al progetto Piccoli e Grandi perché ho collaborato dall'inizio e sto ancora collaborando al fine di Piccoli e Grandi insieme. Non è uno slogan, è un metodo. Abbiamo pensato ad una serie di laboratori che coinvolgessero i bambini e i ragazzi insieme alle loro famiglie. A volte ci siamo riusciti,
a volte no. Per esempio nel laboratorio di scoperta del territorio Altana aveva pensato a percorsi per adulti e a percorsi per bambini e ragazzi. A volte gli adulti non avevano tempo, lavoravano giustamente, quindi pensare a momenti diversi per gli adulti perché insieme scoprire la propria città, conoscere la storia di quello che è il quartiere, ma anche l'istituzione, il comune, gli spazi artistici, gli spazi culturali, è molto importante. In una città accogliente, attenta, che si prende cura, anche l'ultimo arrivato trova la sua dimensione, c'è spazio e c'è tempo. Non serve correre, serve partecipare con la propria parte migliore. Lavorare con i bambini e le bambine e ascoltarli ha voluto dire capire le loro esigenze, in particolare quelle dei preadolescenti ed adolescenti che cercano una loro realizzazione e che per questo hanno bisogno di luoghi di incontro e di persone con cui incontrarsi. Abbiamo imparato che le diverse culture presenti nel quartiere e in città sono lo spessore della storia che è entrata nelle nostre vie e che si può trovare, se ci si ascolta, una nuova via per la convivenza che è necessariamente cambiata. Le giovani famiglie immigrate sono ricche di figli e di sogni e chi arriva porta con sé il desiderio di una vita e di un lavoro migliori, anche se radicato dalle sue origini e dai suoi affetti. Abbiamo imparato che la convivenza durante i laboratori si fa via via più ricca mentre si impara una nuova tecnica, o si visita una nuova mostra, o si elabora una nuova narrazione, o si fa sport per giocare e divertirsi. In questo percorso siamo stati aiutati dalle mediatrici culturali, abbiamo lavorato con loro a braccetto, perché sanno relazionarsi con chi è appena arrivato e non parla nessuna lingua veicolare. Arrivare alle famiglie ha significato entrare nel cuore delle relazioni, magari spezzate da anni di lontananza, e riuscire a proporre percorsi adatti. C'era per esempio bisogno forte di aiuto per i ragazzi delle medie nel metodo di studio e dal bisogno rilevato è sorto il coinvolgimento di tanti studenti universitari e adulti che si sono prestati e coinvolti gratuitamente. Azione! Qual è il traguardo che vuoi raggiungere? Il traguardo che vorrei raggiungere è quello di arrivare all'annessione della terza media e superare le prove scritte e anche quelle orali, in modo poi vediamo come andrà in futuro con le superiori. Azione! Quali sono le tue materie preferite e per quale motivo? Le mie materie preferite sono scienze perché voglio sapere di più, perché è misteriosa e in senso che c'è là delle cose che io non sapevo e per sapere di più, anche perché il mio padre era un scienziato. Azione. Cosa hai imparato? Allora, ho imparato tante cose al doposcuola grazie ai volontari, sia nuovi metodi di studio che non utilizzavo e poi grazie all'aiuto dei volontari hanno spiegato in metodi diversi e si sono ritenuti molto utili e adesso li sto utilizzando sia per il mio studio personale e sia per aiutare altri miei compagni. Nel prossimo futuro dobbiamo lavorare sempre più in rete, associazioni con istituzioni, singoli privati cittadini con associazioni, istituzioni che dialogano tra loro e così si potranno aprire spazi che esistono ma sono sottoutilizzati o addirittura chiusi. Penso per esempio alle scuole in estate che potrebbero diventare laboratori dei saperi. Le osservazioni raccolte a fine percorso mostrano anche come gli esperti siano cambiati, si siano coinvolti scoprendo a loro volta durante il percorso nuove vie, nuove modalità di relazionarsi e anche nuovi obiettivi. Sarebbe importante mettere a sistema un laboratorio di cultura che dura tutto l'anno, che gli spazi non siano dedicati a progetti che hanno un inizio e una fine, ma che i progetti facciano sorgere luoghi, spazi, competenze che diventano cultura accessibile a tutti.
Ad esempio, nei questionari finali ci sono indicazioni da parte degli esperti su come migliorare i percorsi e i laboratori. Ad esempio, mappare il territorio con gli spazi accessibili, oppure creare una rete di esperti che possano confrontarsi non solo sugli obiettivi, ma poi sui contenuti e infine sui risultati raggiunti o sulle necessità a cui non siamo potuti arrivare. Sarebbe bello che tutto questo potesse diventare un laboratorio che non ha inizio né fine, ma un sistema, un metodo, un lavoro di rete a più mani, a più voci, con la possibilità che il mediatore culturale non sia una persona che viene chiamato alla bisogna, ma una persona di sistema, come le istituzioni non nascono e muoiono nell'arco di un progetto, esistono e mantengono un compito sul territorio. Ecco, persone che in modo sistematico si incontrano, fanno rete, pensano, progettano e poi verificano i risultati di un lavoro fatto, non per le famiglie straniere, ovviamente, ma per la cittadinanza, per i cittadini, perché la città è di tutti. Ciao, mi chiamo Mattia Merli e sono un educatore professionale. Opero da diversi anni nel sociale, su diversi servizi e varie fasce d'età. Nell'ultimo periodo mi sono occupato in particolare della fascia adulti e sono un operatore Caritas. Inoltre, da alcuni anni, insieme a alcuni colleghi educatori, abbiamo creato il gruppo Mano a Mano, che ha come desiderio specifico quello della costruzione di una comunità educante. Per fare questa comunità educante ci stiamo muovendo in vari modi e con varie azioni educative sul territorio. In particolare abbiamo attivato sul quartiere Roma negli ultimi anni quelli che abbiamo chiamato intrecci vincenti, ossia degli incontri multigenerazionali tra giovani e adulti per costruire nuove idee che possono portare avanti iniziative nel quartiere. Proprio su questa linea di intervento e sulle azioni svolte nel quartiere nasce poi la collaborazione con l'associazione Fabbriche Nuvole e quindi la collaborazione anche sul bando e sul progetto del quartiere Roma. All'interno del progetto ci siamo occupati di tre interventi specifici. Il primo è quello della supervisione dei laboratori, nel quale come educatori abbiamo visionato i vari laboratori, siamo andati a incontrare gli esperti e abbiamo compreso con loro come era l'andamento e anche quali erano eventuali problematiche educative sul gruppo. Dopodiché abbiamo attivato uno spazio di aiuto compiti, uno spazio educativo, all'interno degli spazi e dei luoghi della parrocchia di San Savino. Questo è stato fatto anche in collaborazione con la scuola Alberoni, dove abbiamo mantenuto un contatto costante sia con la dirigente scolastica che con gli insegnanti sull'andamento dei ragazzi che frequentavano appunto lo spazio educativo. La terza azione, quella che è ancora in corso, è un'azione di ricerca sia quantitativa che qualitativa sull'andamento del progetto. In questo momento particolare stiamo valutando e analizzando tutti i dati raccolti e al termine di questa valutazione, di questa ricerca, produrremo poi un elaborato finale che porterà con sé sia risultati utili all'anno in questione che anche sarà di spunto e di aiuto a progetti futuri. Certamente la forza di questo progetto è stata la collaborazione fra i vari enti e la collaborazione, l'unione fra i vari esperti che hanno portato avanti i laboratori. Ecco, questo è lo stile che a noi piace, questo è lo stile che possiamo veramente definire comunità educante e che speriamo possa andare avanti anche negli anni futuri.